Dobbiamo passare un pomeriggio di pioggia. Che vuol dire sempre. Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qua per fare i pooping cooking. Oggi facciamo la pizza. Abbiamo la confezione con le istruzioni in giapponese. La Reflex che sta facendo il video. Escile. Ecco, allora ci abbiamo qua la carta che poi diventerà la confezione della pizza, più altre cosine da ritagliare che dopo ritaglieremo, su cui appoggiare il cibo. Abbiamo le polveri da dar fuoco. La confezione di plastica da tagliare, il bicchierino, la spatolina e... E le buste. Quante buste abbiamo? Io quando tre. Sembra da aprire le figurine quando si è piccoli. Io ne ho 4. Ne ho 3. Sono un tale di 7. Allora, tagliamo. Scopa. Che era lasso. Tagliamo. Ah, caspita, ma è minuscolo il misurino. Questo è il misurino dell'acqua. La prima cosa da fare sono le patate. Ovvero, prendiamo lo scatolino con le faccine sul fondo, ci mettiamo dentro la polvere della busta gialla, che dovrebbe essere questa, e un misurino d'acqua. 2 misurini d'acqua. Ecco fatto, ho fatto le patate. Sanno di patata, sanno veramente di patata. E queste andranno cotte nel microonde, ma adesso le metto da parte e le cuoceremo dopo. Passiamo alla pasta della pizza, ovvero questa bustona arancione grande che va mescolata con 4 misurini d'acqua. Direi che ci siamo, ho impastato tutto. Questo va diviso in 2. E vanno stese a formare dei cerchi su questa superficie qua. Stendiamo questa base. Eccola qua. Tocca a te. Ecco il nostro eroe che stende la base per la pizza. Molto bene, abbiamo fatto la base, adesso passiamo a fare il formaggio con la bustina verde e quanto un misurino. Questo profuma tipo di cheddar. Cheddar in polvere in realtà. Ecco qua la palla di formaggio. Adesso tocca al pomodoro. Immagino che il pomodoro la busta rossa, e questo è veramente quello che non vedo l'ora di assaggiare, la salsa di pomodoro in polvere. Aggiungiamo 2 misurini al ketchup. Olè! Bellissimo! Gesù, che odore. Stavolta è il tuo turno. Assaggiamo la salsa al pomodoro. Yeah. È tipo ketchup super 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 salato. Facciamo la salsiccia. Ecco l'ultima bustina. Anche. Con 2 misurini. Il tutto verrà messo in questo sacchettino, questo qua, e bisognerà arrotolare il sopra e tagliare un angolino in fondo in modo che poi si possa usare come un mini sac à poche per distribuire la salsiccia sulla pizza.
lenti di pizza le andiamo a mettere in forno. Precisamente mettiamo in forno i quadratini di patata, sa proprio di patata cruda, per 40 secondi a 500 watt. Poi metteremo in forno, nel forno microonde ovviamente, a 500 watt per 60 secondi anche le pizze. Bene, allora, patata c'è. Le patate ci sono, sto aprendo questa bustina che contiene quelle palline gialle e verdi. Tutto il macello, abbiamo fatto un disastro qua intorno. Ma chi noi? Stiamo preparando la bibita. Basta. Olè, guardate, questo è il primo piano della nostra cena. Gnam gnam gnam. Pronti per la prova assaggio, ovvero la mia parte preferita. Ecco il tuo cartone della pizza. Ecco qua la bibita, diamo prima un sorso di bibita. Non è male. C'è questo odore di amarena. Assaggia, non è amarena, è uva. Troppo. Ah, caramella liquida. Caramella liquida e frizzante, buono. Poi assaggiamo un quadratino di patata. Ecco. Questo proprio buono non lo definirei. Poi passiamo al pezzo forte, ovvero a pizza. Allora, tolti questi salatini che ci sono sopra, che fanno proprio schifo, cioè sono salatini, è come mettere salatini sulla pizza, non è male. Un po' gommosetta. Diciamo che se avete fai 4 o 7 anni può essere divertente. Passano un bel pomeriggio. Visto che non avete la patente, eccetera. Se avete tra i 20 e i 30. Ecco. È divertente lo stesso, dai. Allora, la salsiccia sa di salato. L'impasto è dolce. Questi cosi rotondi sono salatini in tutto e per tutto. Salatini al formaggio. E queste specie di crocchette di patate sono terribili, sanno tipo di patata vecchia di mesi. Avrò mangiato se no 2 grammi di sale in sta roba. Però abbiamo spazzolato tutto, eh. Oh, l'ultimo salatino. Direi che la cosa più buona è questa bibita. Voto complessivo all'esperienza. Vabbè, ma io sono non sono di questo mondo, per cui lui è una persona triste e sola. Io non posso, sarei troppo cattivo. Che non ha valori nella vita. Oh, a me è piaciuta sta bibita. Ditemi dove posso trovarne ancora. Non te l'hai pagato? Non so, tipo 2 pound. Ecco, il kit... compratevi 1 chilo di mele con... Il kit l'ho trovato su Amazon UK, ha veramente poco, tipo 2-3 pound, comprese le spese di spedizione, ne ho altri. La prossima volta ci vedremo l'esperienza incredibile, anzi non la faremo, voi la vedrete, di Pooping Cooking Hamburger. Faremo 2 hamburger, giusto? Se lo dici tu? Lo dico io. Quindi grazie per averci seguito, noi ci siamo divertiti, spero che vi siate divertiti anche voi.
Ci vediamo in Irlanda la settimana prossima. Ci vediamo in Irlanda la settimana prossima, esatto. Vedrete i nostri vlog a partire da poi fine della settimana prossima. E ciao a tutti! Crampo alla guancia. Gli effetti collaterali. 30 grammi? 132 kcal.